що Україна не є членом НАТО. Ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти. І це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і на наших партнерів, які нам допомагають. Non possiamo entrare nella NATO, è bene riconoscerlo. È questa l'apertura di ieri del premier ucraino Volodymyr Zelensky, che in un video diffuso all'Occidente sostanzialmente ha detto appunto i tempi non sono maturi, è bene che anche il popolo inizi a riconoscerlo, e quindi in qualche modo apre uno spiraglio nei negoziati, proprio perché, come sappiamo bene, l'adesione, l'ipotesi di adesione dell'Ucraina alla NATO era uno dei punti del contendere. Eppure a Putin non basta, ieri ha di nuovo detto che l'Ucraina non vuole una soluzione, che non sta lavorando seriamente per una soluzione, e quindi in qualche modo ha rispedito al mittente questa apertura del presidente ucraino. Di fatto i negoziati sono ancora in stallo dopo il quarto round che si è svolto ieri in videoconferenza, se ne attende uno nuovo forse già nelle prossime ore, ma ancora i punti sono lontani. Intanto ieri tre premier dell'Europa, della parte est dell'Europa, la Polonia, la Slovenia e la Repubblica Ceca, sono andati in treno fino a Kiev a manifestare la vicinanza dell'Europa, anche se da Bruxelles hanno detto è stata una loro iniziativa non concordata. Eppure appunto questa vicinanza si sente. Oggi al congresso parlerà di nuovo Zelensky, al congresso americano parlerà di nuovo Zelensky dal suo bunker. Gli Stati Uniti stanzieranno altri 800 milioni di aiuti per il paese. Intanto però continuano a cadere le bombe. Stamani, fra l'altro, notizia dell'ultima ora è che nottata sono stati portati avanti anche degli attacchi dal mare, sia su Mariupol che su Odessa, e la città di Mariupol è allo stremo. Ieri le truppe russe hanno preso in ostaggio un ospedale con dentro 400 fra pazienti e medici e staff come ostaggi, e bombardata appunto la costa sud, anche su Odessa. Kiev è stretta in un assedio, le vittime civili si moltiplicano perché ormai la strategia della Russia è quella appunto di una guerra totale, senza guardare in faccia anche i palazzi civili e non più soltanto appunto gli obiettivi militari. Intanto si stimano oltre 3 milioni di profughi sulle frontiere dell'est Europa, ovvero appunto la Polonia in primis, che sta facendo la maggior parte del lavoro, ma anche la Romania ad esempio, 3 milioni di persone in fuga, oltre 40.000 sono quelle già accolte anche in Italia. E anche su questo il governo sarà chiamato a decidere oggi, per capire in qualche modo come organizzarsi e dove trovare fondi da mettere a disposizione ad esempio delle regioni che stanno attivando il piano dell'accoglienza. Sul tavolo del governo ancora e anche il caro benzina, soprattutto con un taglio che potrebbe valere qualche decina di centesimi al litro, ma anche le misure per disinnescare le bollette di gas e energia. Tutto questo in un decreto che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, mentre continua a salire di nuovo la curva dei contagi in tutta Europa, e però noi stiamo lavorando comunque alla fine delle restrizioni che dovrebbero partire già dalla fine di marzo. Questi sono tutti i temi in copertina alle 7:35 in questo mercoledì 16 di marzo. Il tempo di una breve pausa, poi torniamo con la rassegna stampa di Buongiorno Siena. Buongiorno Siena, dunque, buongiorno Radio Siena TV, mercoledì 13 di marzo, le 7:38 al microfono Giulia Maestrini come ogni mattina per la nostra rassegna stampa ancora concentrata sul conflitto in Ucraina, dove i missili e la diplomazia si incrociano, ma in questi 21 giorni, inizia oggi il 21esimo giorno di conflitto, certamente i missili hanno molta più voce della
diplomazia e stanno facendo veramente danni peggiori ormai anche sui civili. Si è spostato quel fronte in cui la guerra si faceva con le aggressioni agli obiettivi militari, ormai si spara, la Russia spara e bombarda ospedali, orfanotrofi, scuole e condomini. Ieri a Mariupol è stato preso in ostaggio un ospedale con dentro 400 fra pazienti e medici e staff ospedaliero tenuti come ostaggi. Intanto, come vi dicevo, è notizia della notte di questo attacco dal mare su Mariupol, ma anche sulla costa sud di Odessa, e d'altronde ci si aspettava proprio che l'attacco potesse arrivare dal mare su queste due città strategiche per il controllo del Mar Nero. Odessa non era ancora stata toccata, si stava preparando alla battaglia grazie alla resistenza di Mykolaiv poco più avanti, che diventava il suo ultimo baluardo difensivo. Mariupol, come sappiamo, è assediata sostanzialmente fin dall'inizio del conflitto in condizioni ormai di veramente stremanti. Andiamo a vedere le prime pagine sul Corriere della Sera. Ci si concentra proprio su questa dicotomia: la diplomazia sfida i missili. Tre premier europei a Kiev, in azione anche la Turchia. Zelensky rinuncia alla NATO, ma i russi colpiscono le case. Ieri, come detto, i premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia sono andati in missione a Kiev con il treno e hanno dimostrato in qualche modo appunto la vicinanza dell'Unione Europea. È un gesto dall'alto valore simbolico, ma anche estremamente politico, scrive il Corriere, perché i tre leader rappresentano la parte dell'Europa più decisa al sostegno all'Ucraina. Non a caso il premier polacco ha chiesto ancora una volta che al paese aggredito sia concesso rapidamente lo status di candidato all'ingresso della UE e ha proposto una missione di pace della NATO protetta da forze armate che porti aiuto all'Ucraina. Come si vede, scrive il Corriere, sono idee molto diverse rispetto alle tendenze prevalenti dell'Unione Europea, che invece non vogliono accelerare l'ingresso dell'Ucraina e che soprattutto non vogliono muovere la missione della NATO. Però sicuramente è un punto di vista importante. Intanto le voci che troviamo sul Corriere sono le voci da quelle zone. Facevamo scudo ai nostri figli la voce di chi è fuggito da Mariupol. Ci sono le prime migliaia di sfollati che sono riusciti a prendere questo corridoio umanitario aperto nelle scorse ore e a fuggire da Mariupol. Stanno arrivando al confine occidentale, raccontano storie di una città veramente massacrata, dove si cammina fra i cadaveri e dove non c'è più niente per resistere. E poi ieri ancora due caduti nell'informazione, due reporter uccisi in auto, il cameraman di Fox e una cronista ucraina che faceva da producer e da fixer proprio per la Fox News, erano insieme al corrispondente della BBC che è stato gravemente ferito e in ospedale, e appunto ancora le vittime sulla stampa internazionale. Scrive Goffredo Buccini sul Corriere in questo commento che si intitola L'onore militare, scrive: in ogni guerra esiste una linea rossa, tanto decisiva quanto impercettibile, perché non è tracciata da ultimatum o trattative fra leader, dalla geopolitica o dalla diplomazia, ma dalla coscienza individuale. Non si trova sulle mappe, ma nell'anima di ciascuno, persino di chi all'anima non ci crede. Oltrepassarla, violarne i limiti, pone quei particolarissimi individui in divisa che chiamiamo soldati in una terra di nessuno dello spirito, li scaglia in una battaglia senza quartiere contro il proprio imperativo categorico, dice, riguarda la nostra morale o comunque quel principio superiore che si è affermato durante il processo di civilizzazione. E attiene dunque al senso dell'onore e di conseguenza alla necessità di disobbedire a ordini ingiusti.
Putin con il mattatoio che sta costruendo in terra ucraina sfida tutto questo e mette i propri militari davanti a una questione che, se non risolta, li perseguiterà per tutta la vita. Questo è il pezzo di Buccini. Fra l'altro, militari russi vengono un po' anche sfruttati ovviamente dalla propaganda ucraina, li abbiamo visti in conferenza stampa dire sostanzialmente non eravamo preparati, ci avevano detto di andare a un'esercitazione, noi eravamo male organizzati, non sapevamo quello che avremmo dovuto fare. Questo è il punto militare. Sulla Repubblica anche qui si dà grande importanza al viaggio di ieri diplomatico, il titolo infatti è l'Europa a Kiev, ma la foto è quella di una donna tratta in salvo dalla sua casa bombardata in un quartiere di Kiev, ormai anche la capitale è colpita duramente, e, anche se appunto richiusa in se stessa in resistenza. E poi appunto sulla Repubblica, i premier polacco, ceco e sloveno nella capitale ucraina sotto le bombe ma senza l'avallo dell'Unione Europea. Qui si combatte la tirannia. Zelensky, non entreremo nella NATO. A Mariupol, un ospedale ostaggio dei russi, allarme per la tratta dei bimbi, uccisi due reporter. Questo è il titolo di apertura. E poi Mosca oggi rischia il default per un debito di 117 milioni, Unicredit verso l'addio, il default. Oggi la Russia deve rimborsare questo debito, 117 milioni, che secondo quanto annunciato dovrebbero essere pagati in rubli e quindi in qualche modo segnare appunto il default del paese. Il treno che sfida l'assedio è il commento di Andrea Bonanni su Repubblica. In treno per Kiev, su cui un pezzo d'Europa ha attraversato l'Ucraina in guerra, trasfigurandosi in scudo umano contro le bombe di Putin, a molti vagoni. Il primo vagone porta un messaggio non simbolico ma fattuale, quello appunto dei premier che vanno a portare il sostegno dell'Europa. E poi appunto proprio sul tema economico, crack finanziario di un paese fallito, scrive Francesco Guerrera sempre su Repubblica, il crack della Russia sarà assordante. Invece delle onde sonore, l'implosione dirompente di un paese ormai alla deriva farà riverberare nel resto del mondo onde finanziarie, sociali e politiche di portata enorme. Questo è l'attacco del suo pezzo su Repubblica. E poi ancora sulla Stampa invece, che fa un titolo molto duro, il titolo è La carneficina, le immagini che arrivano dalle città bombardate. I russi tengono in ostaggio 400 persone all'ospedale di Mariupol, nuova offensiva sulla capitale, Zelensky, non entreremo nella NATO, uccisi altri due reporter. E, a Leopoli c'è Francesca Paci che racconta l'arrivo delle persone in fuga, soprattutto bambini, mentre Francesco Semprini è a Kiev, così Kiev affronta l'assalto finale, scrive il corrispondente della Stampa. Tanti anche qui i commenti, in particolare quello sulla parte russa, diciamo, che abbiamo visto anche ieri con la rivolta della giornalista del Primo Canale che ha mostrato quel cartello in diretta, l'avevamo usato anche noi ieri in copertina, e che ieri è stata interrogata per 14 ore, messa in isolamento, poi condannata al pagamento di una multa, ma sostanzialmente rilasciata, anche perché la pressione e gli occhi internazionali erano tantissimi. La rivolta di Marina e la bugia dello zar è il pezzo che firma Anna Zavesova proprio sulla Stampa. E poi andiamo sul Messaggero. Il Messaggero racconta proprio la situazione di Mariupol. La notizia si è diffusa ieri in mattinata grazie a Twitter attraverso una giornalista ucraina, poi è stata confermata anche dalla BBC. Il negoziato bloccato, l'ospedale in ostaggio, Mariupol, medici e malati sequestrati dai russi. Zelensky, non entreremo nella NATO, Biden a Bruxelles per il Consiglio Europeo. E poi appunto questo
editoriale sulle potenze amiche, il negoziato bloccato e il ruolo della Cina, la Cina che ancora continua di fatto a restare in bilico, ma che è sempre più al centro di pressioni bilaterali per avere un ruolo più diciamo propositivo e fattuale in questa trattativa. E, intanto vediamo qui sul Messaggero: venti di guerra, ordine dell'esercito, soldati italiani in assetto combat, perché ieri è stata diffusa questa circolare interna della difesa del Consiglio di Stato Maggiore dell'Esercito, che di fatto diceva ai militari di fare attenzione con i congedi straordinari, di mantenere diciamo, le forze pronte. È stata letta come una sorta di preparazione a un intervento diretto, poi in realtà l'esercito ha risposto che era una comunicazione di routine, cioè una comunicazione tecnica che si fa, ma sicuramente quella lettera ieri ha creato un po' di scompiglio. Qui siamo sul Sole 24 Ore: Biden in Europa al vertice NATO, Zelensky noi fuori dall'alleanza, tre premier UE a Kiev bombardata. La foto dei tre è questa che vedete, e Biden sarà in Europa nei prossimi giorni proprio per partecipare al vertice straordinario al Consiglio di Sicurezza della NATO e poi anche al Consiglio Europeo, il modo da mantenere questa unione, questa compattezza del blocco occidentale. E sul Sole 24 Ore, sempre legato alla guerra, il petrolio scende sotto $100, ma i carburanti restano ai massimi. Giù il prezzo del greggio, che si attesta sotto i $100 al barile, finora solo qualche limatura per i listini di gasolio e benzina, quello che diceva anche il ministro Cingolani nei giorni scorsi, e che il governo andrà proprio a discutere nelle prossime ore. Kiev, il giorno più lungo, è il titolo del manifesto. Kiev, bombardata dai raid russi nei suoi quartieri residenziali, impone un coprifuoco di 36 ore e riceve i premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia. 36 ore che sono cominciate ieri e che andranno appunto fino a domani mattina. A Mariupol 350.000 intrappolati, Zelensky si dice ottimista sui negoziati ma ammette: riconosciamo che non saremo nella NATO. In Italia una circolare dello Stato Maggiore impartisce nuove disposizioni operative a tutti i comandi, addestrarsi a combattere. Questo è quello che dicevamo prima. Infine su Avvenire: bombardamento continuo, Kiev e le altre città sotto il fuoco russo, vittime, ostaggi tra i civili, e poi negoziati a rilento, uccisi altri due giornalisti nella capitale assediata, la visita di tre leader europei, i profughi a quota 3 milioni sono quelli appunto che sono stimati dall'ONU e dall'UNHCR, questi i numeri. E fra l'altro, invece, andando poi, vediamo se lo troviamo, ecco qua, sul Messaggero: caro benzina, proprio legato a quello che scriveva il Sole 24 Ore, mossa del governo, prezzo bloccato per i distributori. C'è questo decreto allo studio che dovrebbe appunto tagliare fra IVA e accise alcuni centesimi proprio per scaricare in parte il costo del carburante. L'ultima ora, come vi dicevo in apertura, parla di attacchi dal mare. Mariupol attaccata anche dal mare, bombardate le coste di Odessa, scrive l'ANSA, riportando il consigliere del sindaco di Mariupol, appunto le navi russe nel Mar Nero da giorni. Questo è la panoramica, diciamo, nazionale e internazionale. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra poco e andiamo a vedere i giornali locali. Ecco
Eccoci qua, bentornati in diretta. Dunque, andiamo a vedere i giornali locali, dove ieri ha tenuto molto banco, oggi tiene molto banco la politica, perché ieri c'è stato questo incontro di maggioranza di cui avevamo parlato anche noi in trasmissione. Il sindaco ha incontrato i partiti di maggioranza. Sul tavolo c'è ancora questa ipotesi di rimpasto della giunta, voluta appunto prima delle elezioni, e questo è il titolo di che troviamo in soppalco sulla Nazione, eccolo qua. Battistini, Colella e Fattorini, ecco i tre nomi in ballo per senesizzare la giunta. E il tema è ripreso anche dal Corriere come titolo di apertura, eccolo qua. Rimpasto, maggioranza incontra De Mossi, confronto fra il sindaco e i rappresentanti dei partiti sui cambiamenti che si prospettano per le nomine di giunta. Quindi insomma, pare evidente a quello che si legge che ormai questo rimpasto è molto più che una indiscrezione o una ipotesi, ma che si comincia davvero a lavorare a livello politico per dargli gambe. Insomma, questo è quello che emerge. E secondo appunto quanto riportato dalla Nazione, andiamo a vedere all'interno, eccolo qua, cronaca di un rimpasto annunciato, summit tra il sindaco De Mossi e i partiti del centrodestra per senesizzare la giunta, inserendo Colella, la Fattorini e la Battistini. Sarebbero dunque questi i nomi. E ieri c'erano tutti i partiti del centro-destra, da De Mossi appunto, e i tre nomi sarebbero appunto Stefania Fattorini, esponente di spicco di Confcommercio, l'ex priore della Pantera Pasquale Colella, mentre per la casella della cultura, scrive la Nazione, spunta il nome di Loretana Battistini, già in pista per fare l'assessore subito dopo la vittoria di De Mossi al ballottaggio, ma che invece poi non trovò spazio in giunta. Questa la politica che troviamo in prima pagina. Invece il titolo di apertura della Nazione è per ancora l'emergenza profughi dalla guerra in Ucraina. Profughi apre il primo hotel di guerra. Un albergo di Chianciano ospiterà 57 ucraini in fuga da Leopoli. Il racconto dell'operaio bloccato, qui un inferno, è il tema della Nazione, che a centro pagina poi nel fotone mette invece la questione economica. Tempesta perfetta, l'economia è in tilt, costi di produzione alle stelle, imprese infuriate, dobbiamo agire alla radice. C'è questo primo piano sulla Nazione legato proprio ai rincari, l'ira delle imprese per i rincari, la produzione che va in tilt e tutti i problemi. C'è anche una intervista al direttore generale di Confindustria Toscana Sud proprio su questa difficoltà di portare avanti le produzioni e di un domino che poi va a mettere in discussione tutto il settore industriale. E ancora invece su il Corriere l'allarme qui lo lancia Federalberghi, hotel vuoti anche senza Green Pass, l'allarme della Presidente Lezzi, la situazione internazionale e i rincari dei prezzi hanno bloccato i turisti per le vacanze di Pasqua. Non servirà il Super Green Pass a Pasqua perché appunto non dovrebbe essere già più in vigore, ma restano vuoti gli alberghi, non ci sono le prenotazioni. Questo è il punto del Corriere di Siena, che invece nel fotone di centropagina fa parlare il presidente della provincia Silvio Franceschelli. Lavori pubblici in provincia, abbiamo difficoltà, e anche lui evidenzia le difficoltà di approvvigionamenti e l'aumento dei prezzi. L'aumento dei prezzi e le difficoltà c'erano già, ricorderete, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia o comunque i lavori pubblici, a causa del Covid e del blocco di molti porti, hub internazionali. Chiaramente questa situazione
in Ucraina non fa altro che peggiorare. Infatti gli interventi più difficili, dice Franceschelli sul Corriere di Siena, un quadro economico da rivedere, il ponte sull'Ombrone è in ritardo, i problemi di approvvigionamento e l'aumento dei costi non garantiscono la continuità. Infine, sempre dalle prime pagine, vi segnalo da La Nazione il boom dei contagi con varianti Omicron, nel report di Maria Grazia Cusila, capo del laboratorio di microbiologia e virologia delle Scotte. E poi il Capodanno senese, si va verso il Capodanno senese, ci sarà una Lectio Magistralis di Cantelmi, lo ha comunicato il magistrato delle contrade, torna dunque a svolgersi in presenza, lo psichiatra Tonino Cantelmi terrà la Lectio Magistralis nella sala del Mappamondo il 25 marzo per proprio il Capodanno senese. Queste sono un po' le notizie che troviamo sui giornali, quantomeno come titoli principali. Le 8 e un minuto, è il tempo dunque di cominciare i nostri approfondimenti. Chiudiamo qui la parte di rassegna stampa. Buongiorno Siena, buongiorno Radio Siena TV, ben ritrovati. Dunque, in questo mercoledì 16 di marzo alle 8 e 2 minuti al microfono Giulia Maestrini, come ogni mattina per le notizie e gli approfondimenti. Oggi abbiamo tanti temi in scaletta, ma vorrei partire subito con il racconto di questi giorni, l'impegno anche del nostro territorio per il sostegno all'Ucraina. Fra l'altro poi avremo il racconto fra un po' un collega che se ne sta occupando. Intanto sui giornali troviamo molte testimonianze, ad esempio un operaio di un casificio dei Poggi Bonzi che è bloccato a Leopoli e che parla sulla Nazione, dice: non riesco a rientrare in Italia, qui scene terribili, bloccato appunto quest'uomo a Leopoli, e lo racconta Cristina Belvedere sulla Nazione. Ma anche ad esempio a Chianciano, dove c'è anche un bimbo di 3 mesi fra i 57 profughi arrivati a Chianciano, c'è un albergo che è diventato appunto un hotel di guerra, fra virgolette, dove trovano accoglienza queste famiglie e questi bambini. Intanto anche la Caritas fa un bilancio di queste settimane, sappiamo, l'abbiamo sentita anche noi, sono stati in prima linea per portare gli aiuti, anche grazie a un contatto diretto con le missioni che sono a Leopoli, poco oltre il confine. Ha fatto un bilancio di queste settimane la responsabile Anna Ferretti, sentiamola. Siamo qui per non lasciare soli gli ucraini, per farli sentire al sicuro ed evitare loro altri stress. Sono queste le parole pronunciate da Don Marco Pagnello, direttore della Caritas italiana, che si trova al confine con l'Ucraina per coordinare la catena di solidarietà. Oggi a tutte le Caritas locali è arrivata una mail all'interno della quale veniva richiesta la disponibilità per accogliere le persone in fuga. Siena ha risposto presente, come ha fatto dall'inizio degli scontri. Infatti, già da diverse settimane, alcuni profughi ucraini hanno trovato rifugio nel nostro territorio. Ma noi ci siamo organizzati raccogliendo tutte le disponibilità che hanno dato le famiglie. Ad oggi abbiamo più di 60 famiglie, anche stamani sono arrivate altre 5-6 offerte di famiglie che offrono o piccoli appartamenti o la mansarda o il sotto o una camera nel loro appartamento. Quindi disponibilità all'accoglienza veramente tanta,
tanto materiale donato nelle raccolte fatte in questi giorni, tutto materiale che partirà entro la fine della settimana, i primi della settimana prossima, e poi stiamo organizzandoci a livello di diocesi per avere dei luoghi dove fare un'accoglienza emergenziale dovesse arrivare qualche gruppo consistente di persone in attesa che poi ci sia l'organizzazione dello Stato. Molti dei profughi ucraini sono minori e in alcuni casi senza familiari. L'affidamento è un tema delicato ed è necessario compiere i giusti passi per evitare problemi. I minori non sono un qualche cosa da spostare come niente fosse. Vanno fatti tutti gli accertamenti del caso, sia sulla situazione del minore, sia sulla situazione della famiglia disponibile e un eventuale affido, direi io, più che adozione. Quindi presumo che i primi della prossima settimana ci sarà anche un numero attivo da parte dei servizi sociali dove segnalare le proprie disponibilità, come del resto ha fatto già Firenze. Dal Ministero hanno nominato espressamente una persona che per tutta Italia dovrà coordinare con procedure precise l'attività che dovranno svolgere i servizi sociali. Un'attività importante ovviamente soprattutto sui minori, quelli tanti che stanno arrivando, alcuni hanno già cominciato una sorta di inserimento in molte città, alcuni bimbi stanno già andando a scuola e insomma c'è tanto lavoro da fare per cercare di venirli incontro, no? in tutta questa difficoltà. Ne parliamo anche fra poco, ma prima abbiamo una pausa pubblicitaria e torniamo fra pochissimo. Buongiorno Siena, dunque bentornati in diretta e ci colleghiamo adesso su Skype con un collega, un giornalista del Corriere Fiorentino che collabora anche con il Corriere della Sera e ci racconta due viaggi straordinari che lui ha fatto in questi giorni proprio avanti e indietro dal confine con l'Ucraina. Buongiorno e benvenuto a Jacopo Storni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Jacopo, buongiorno. Appunto, come detto, collega del Corriere Fiorentino, ma spesso i tuoi racconti finiscono anche sul Corriere della Sera. E tu hai fatto questi due viaggi, no, in questi giorni. Il primo con Pavel, questo ormai fiorentino, perché lui ormai è fiorentinizzato da molti anni, che è andato al confine a prendere un'amica che fuggiva con le figlie, no? E a portarla a Firenze, e poi uno con le misericordie. Partiamo dal primo o partiamo da dove vuoi tu per raccontare come sono nate queste due fra virgolette missioni che tu hai fatto. Tu nei tuoi racconti anche sulla tua pagina Facebook parli di giornalismo umanitario, no? Cioè quello, il giornalismo che aiuta in qualche modo. Sì, il primo viaggio è con questo ragazzo di 35 anni, quasi mio coetaneo, che si chiama Pavel, che a 14 anni è arrivato a Firenze per seguire la mamma che qui faceva la badante. Sono entrato in contatto, perché ovviamente in questi giorni abbiamo contattato tanti ucraini che vivono a Firenze, e un giorno, una mattina, io mi ero appena svegliato, Pavel mi manda un messaggio e mi dice: io vorrei andare al confine tra Polonia e Ucraina perché una mia amica d'infanzia, la mia migliore amica che si chiama Lina, mi ha chiamato e mi ha detto che sta arrivando al confine con la Polonia, scappando dall'Ucraina dopo aver lasciato il marito insieme alle due figlie. Ovviamente lei è sola, lei è persa, lei non sa dove andare e vorrebbe che qualcuno vada a prenderla per portarla in salvo in Italia. Quindi lui si è sentito in dovere di partire, mi ha chiesto se voleva accompagnare. E mentre parli, la foto che abbiamo visto per chi ci segue in TV era proprio quella tua con Pavel in auto, no? Quindi tu sei partito in macchina con lui, vi siete fatti questo viaggio di centinaia, migliaia di chilometri. Quanti sono i chilometri fra Firenze? 1700 chilometri, più o meno sono 1700 chilometri. Siamo partiti da Firenze a pranzo di non ricordo che giorno era, e siamo arrivati, abbiamo dormito in Slovacchia e poi da lì la mattina dopo siamo ripartiti verso il confine. Man mano che ci avvicinavamo al confine, l'emozione, la tensione, la commozione di Pavel crescevano sempre di più, perché da una parte si avvicinava alla sua amica Lina, dall'altra invece si avvicinava a quella che è la sua terra, è la sua patria. Lui è stato militare per 3 anni in Ucraina
e ogni volta che i chilometri diminuivano verso l'Ucraina, lui sentiva anche questo bisogno morboso di tornare in Ucraina per combattere e non abbandonare il suo paese. Questa foto, scusa Jacopo, che stiamo vedendo è proprio dell'abbraccio al confine. Tu hai raccontato quel momento in cui loro si vedono da lontano, si riconoscono e si corrono incontro. Sì, questa è l'immagine, il video forse più emozionante, perché Pavel, dopo 3 ore di attesa alla frontiera, perché Alina non riusciva a superare la frontiera così velocemente a piedi perché c'erano tanti controlli in dogana in uscita dall'Ucraina, e poi a un certo punto, dopo 3 ore di attesa al gelo, Pavel da lontano vede Alina, riconosce Alina e gli corre incontro, e c'è questo abbraccio commovente, questo abbraccio eterno tra Pavel e Alina, che si rincontrano, si riconoscono e si mettono a piangere. Alina ha ancora negli occhi l'addio al marito e che Pavel è rimasto in Ucraina, ovviamente, perché gli uomini rimangono a combattere, come abbiamo detto tante volte. E poi, appunto, niente, Pavel prende in consegna Alina, entriamo in macchina e ripartiamo verso Firenze con queste 2 bambine che nonostante tutto sorridono. E queste sono scene che non sono soltanto quelle di Pavel e Alina. Io ho voluto raccontarne una per umanizzare in qualche modo questo racconto dei profughi, perché finché si raccontano i numeri e le cifre è sempre molto difficile provare empatia. Se si racconta una storia specifica, seguendo il viaggio dall'inizio, forse c'è più possibilità di emozionarsi. Senti, oggi Alina e le sue bimbe sono a Firenze, quindi sono a Cecina. Avevano qualcuno? Hanno degli amici ucraini di famiglia che lavorano a Cecina e quindi sono andati ospiti da loro. Ma immagino che la loro speranza sia quella di tornare a casa loro, voglio dire, loro avevano una vita, no? Sì. Quella di tutti gli ucraini che in questo momento sono qui in Toscana, in Italia, sono fiduciosi, speranzosi, anche se un po' scettici, ma sul fatto che la guerra possa finire presto e possano far rientrare nelle proprie case, questo è naturale. Certo, e pochi giorni, poche ore dopo che tu eri tornato dal tuo viaggio con Pavel in giro per l'Europa, poche ore dopo hai ripreparato di nuovo la valigia e te ne sei andato di nuovo. Tu hai scritto nel tuo reportage: ci sono 30 persone da salvare, donne e bambini in fuga dall'Ucraina, parto con le misericordie fiorentine, voglio raccontare, voglio aiutare, credo in questo giornalismo umanitario. Le misericordie fiorentine sono partite di nuovo, no? Sono tornate su quel confine per fare cosa? Sono partite con 11 pulmini e un tir carichi di aiuti umanitari che provenivano da tutta la generosità e la solidarietà dei fiorentini e dei toscani. Quindi con questi 11 pulmini e un tir carichi di aiuti, c'era di tutto dentro, sono arrivati in un immenso capannone alla periferia di Lublino, che è questa grande città polacca a 30 km dal confine con l'Ucraina, dove sono stati stoccati tutti questi aiuti umanitari. Dopodiché i pulmini svuotati sono andati verso il confine e hanno preso a bordo 30 mamme con i loro bambini. Siamo arrivati alle 8 di un venerdì sera, al freddo, al gelo, in mezzo a questo parcheggio, al buio, dove queste mamme stavano allattando in condizioni di fortuna i propri bambini, bambini con i loro peluche che nonostante tutto sorridevano. Anche questo, diciamo, in questo racconto drammatico, insomma, non dobbiamo per forza drammatizzare tutto, insomma, c'è anche tanta, tra virgolette, passatemi il termine, bellezza, tanta tenerezza, vedere questi bambini che nonostante tutto, forse perché ignari, inconsapevoli della guerra, quando arrivi lì vicino e tiri fuori la macchina fotografica, non si imporriscono, ma al contrario tirano fuori i loro peluche, estraggono i loro sorrisi giganti. Insomma, questo fa comunque bene al cuore ed è un racconto che secondo me è importante fare. Ecco, e voi poi queste mamme e questi bimbi li avete riportati indietro, no? Anche in questo caso tu hai accompagnato un viaggio, una delle foto che stavamo vedendo è proprio quella di queste 2 bimbe che tu hai immortalato nel tuo racconto, eccola qua. E, hai riaccompagnato indietro anche tu queste donne e questi bambini, no? Che ti hanno raccontato? È difficile parlarsi perché loro non parlano inglese, tanto meno italiano, e io ovviamente non parlo ucraino, però insomma ci siamo capiti un po' con Google Traduttore, un po' a gesti. Avevano bisogno di parlare, avevano bisogno di liberare emozioni, di liberare anche lacrime. Mi hanno fatto vedere gli ultimi selfie che si sono fatti col marito, mi hanno fatto vedere le sirene, il coprifuoco delle loro città, mi hanno detto che sperano di tornare prima possibile
in Ucraina per riabbracciare i loro mariti. Questo ovviamente è la cosa che più le angoscia, il fatto di essersi separati dai loro mariti. E poi mi hanno detto che sono preoccupati anche per i figli, per le figlie che comunque arrivano in Italia, non sanno la lingua e sono totalmente persi e quindi hanno bisogno di andare a scuola. Oggi queste due bambine che abbiamo visto nella foto, Solomia e Irina, che sono le figlie di Oksana, sono ospiti presso una famiglia fiorentina e li sto aiutando anch'io per iscriversi a scuola, perché questo è il primo scoglio da superare, insomma, certo. Perché le bambine non è che possono stare tutto il giorno senza fare niente, insomma, questo è un grande certo. problema, però c'è una grande accoglienza nelle scuole fiorentine. Intanto stiamo vedendo le tue immagini girate proprio con le misericordie, no? Quando accogliete queste persone che salgono sui pulmini. Tu hai lavorato tanti anni spesso proprio a fianco del volontariato, della protezione civile, insomma di tutti quelli che sono ad aiutare, quindi conosci un po' anche come funziona la macchina in questo caso. Che situazione hai trovato a questi confini, cioè queste città, questi paesi che si sono mobilitati in massa per aiutare, per accogliere, per smistare, molti di loro fanno da hub, no? Per le persone che poi vogliono andare in altre città d'Europa, cosa hai trovato da un punto di vista proprio organizzativo, gestionale, come ci si rapporta con queste persone in fuga? Ma senti, è molto, cioè molto caos, nel senso che non è semplice, perché siamo di fronte a un'emergenza e quindi anche gli aiuti umanitari sono difficili da organizzare. Le stesse misericordie, insomma, non nego che hanno avuto delle difficoltà a trovare gli hub, a trovare i profughi, insomma sembra tutto lineare in questi video, ma in realtà quello che c'è dietro è un casino assoluto, insomma per trovare profughi spesso ci sono stati momenti di nervosismo, momenti di tensione anche tra gli stessi confratelli delle misericordie, perché non si trovavano, perché si susseguivano frenetiche le telefonate dei profughi che sapevano che le misericordie erano ai confini e quindi tutti chiamavano questo direttore al telefonino dicendo voglio partire anch'io, e il direttore non sapeva come fare perché sui pulmini c'erano 30 posti e lui diceva ma come facciamo a portare tutti? E quindi insomma ci sono stati momenti in cui è stata persa la pazienza. Però devo dire, se mi consente un'immagine bellissima, che forse è il momento più bello di questi giorni con le misericordie, è stato quando siamo arrivati al casello di Firenze in Impruneta dopo 3 giorni di viaggio con Oksana, le figlie e con un'altra donna, con Alina, con la sua figlia Marta. Alina si è rivolta verso Francesca, che è una volontaria della misericordia che ha guidato per 3 giorni dormendo solo 3 ore, l'ha guardata negli occhi e gli ha detto grazie, piangendo, grazie, voi siete angeli. E Francesca l'ha guardata altrettanto negli occhi, anche lei piangendo, ma piangendo davvero, e gli ha detto no Alina, noi non siamo angeli, perché se la guerra fosse stata in Italia noi avremmo fatto voi avreste fatto lo stesso con noi. Quindi questa è l'immagine più bella a cui ho assistito in questi giorni. Anche perché insomma questi ragazzi, la misericordia, sono anche giovani, no? Quindi ci mettono tanto cuore in quello che hanno fatto. Eh sì, insomma, e soprattutto sono volontari, insomma, se pensi che per 3 giorni insomma chiedono un permesso di ferie ai propri datori di lavoro per fare questo viaggio estremo, perché arrivano in Polonia e poi tornano indietro e hanno dormito, siccome erano 40 quelli che sono partiti, non hanno trovato un albergo tutti insieme, certo. E soltanto 10 hanno potuto dormire nei letti, tutti gli altri 20 hanno dormito per terra soltanto 3 o 4 ore e soltanto una notte, la notte dopo l'hanno fatta in viaggio. Quindi poi può essere anche naturale che succedano delle tragedie come quella che è successa, se non sbaglio, in Nord Italia, in cui un pulmino si è ribaltato. Sì, verso Pescara, esatto. Ah no, Pescara. Mm. Okay. E Jacopo, ti lascio un'ultima cosa, perché tu appunto hai il contatto diretto anche con loro, si stanno riorganizzando per ripartire, quali saranno i prossimi passi proprio di questo canale che si è aperto? Sì, si stanno riorganizzando per partire, addirittura le misericordie vorrebbero, ma questo è ancora condizionale, vorrebbero partire stavolta con un aereo cargo pieno di aiuti umanitari e tornare con l'aereo svuotato pieno di profughi, insomma oltre 100 profughi. Non so quanto tutto questo sarà possibile continuare a farlo, perché la politica suppongo che prima o poi interverrà, perché
insomma, continuare a far arrivare tanti profughi senza avere un'accoglienza dignitosa è forse anche controproducente, non soltanto per noi ma soprattutto per loro. Quindi io suppongo che l'Europa interverrà con dei campi profughi ai confini, forse per limitare questi flussi, che finché c'è la possibilità di accogliere ben vengano, ma quando poi non si sa più dove accoglierli può diventare un problema. Quindi speriamo di trovare un'accoglienza dignitosa qui in Italia per farli arrivare il più possibile qua in Italia, ma laddove non sarà possibile forse i piani politici cambieranno. Grazie, grazie davvero a Jacopo Storni. Fra l'altro i suoi racconti, i suoi reportage, i suoi video li potete trovare appunto sul sito del Corriere Fiorentino, che, su cui ha raccontato tutto questo viaggio. Jacopo, grazie davvero di questa tua testimonianza e buon lavoro. Grazie a te, ciao. Ciao, a presto. Grazie a Jacopo Storni, collega del Corriere Fiorentino. Noi ci fermiamo rapidamente, pubblicità, torniamo fra pochissimo. Eccoci qua, bentornati in diretta. Dunque, cambiamo pagina, parliamo di politica, che come abbiamo visto è un po' il tema principale sui giornali di oggi. Questa ipotesi di rimpasto in giunta, i partiti di maggioranza ieri hanno incontrato il sindaco De Mossi, l'ipotesi sembra rimandata almeno fino all'approvazione del bilancio, come dicevamo ieri, quindi fino ad aprile. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno comunque chiesto un tagliando, fra virgolette, alla macchina dell'esecutivo comunale. Sentiamo tutto nel servizio che è andato in onda nel nostro TG. Di fronte ad una campagna elettorale partita anzitempo e in vista delle elezioni amministrative 2023, una sorta di tagliando alla macchina dell'esecutivo cittadino per comprendere i progetti che sono stati portati avanti e le sfide che attendono il sindaco e la sua squadra. Tanti temi al centro dell'incontro che si è tenuto oggi tra le forze di centrodestra del sindaco Luigi De Mossi. Sul tavolo l'ipotesi di un rimpasto di giunta che sarebbe al momento congelato, fino a dopo l'approvazione del bilancio preventivo e che comunque non dovrebbe toccare i rappresentanti che sono espressione diretta di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Santa Maria della Scala, piano operativo, pandemia, ripartenza, quello che sappiamo. Una sorta di tagliando a un anno, diciamo così, dalle prossime. Ma tagliando è come se uno dovesse controllare la macchina. La macchina non è da controllare. Funziona bene. Funziona. Fa un gran parlare di impasti di giunta. Cosa è emerso da lì? Nessuna conferma, nessuna. Naturalmente si parla di questioni di competenza del sindaco, che ovviamente sta ragionando, ma nessuna conferma, nessun nome e nessun. Ci siamo dati appuntamento alle prossime settimane, nessuna urgenza. Allora, suggerimenti sui nomi al sindaco non siamo noi a doverglieli fare, anche perché è stato molto chiaro in questo Luigi De Mossi, perché non ha intenzione in maniera categorica di ritoccare gli assessorati, le persone che sono in giunta espressione delle forze partitiche che sostengono questa amministrazione. Sullo sfondo anche gli scricchioli tra forze di centrodestra a livello nazionale, con Forza Italia e Lega al governo e Fratelli d'Italia all'opposizione. L'endorsement per De Mossi, che il centrodestra compatto ha esternato in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Forza Italia, non dovrebbe far presagire nessuno scossone, anche se il primo cittadino non sembra aver gradito quello stesso endorsement. Viene da chiedersi se le frizioni nazionali potrebbero avere ripercussioni a Siena. Secondo me no, perché c'è una normale dialettica, e anzi meno male che c'è, perché se tutto fosse piatto, se tutto andasse, come dire, bene, se non ci fosse discussione, sarebbe anche un problema. Ci sono delle differenze fra noi, Forza Italia e la Lega, è evidente, e non la vediamo allo stesso modo su alcune cose, altrimenti saremmo tutti nello stesso partito. Ecco le voci dei protagonisti. Quest'ultimo era l'assessore Michelotti di Fratelli d'Italia, prima avevamo sentito il vice sindaco Andrea Corsi della Lega e prima ancora Lorenzo Lorè di Forza Italia, erano loro appunto al tavolo con il sindaco. Quindi rimpasto no, nessuno lo conferma, eppure secondo le indiscrezioni insomma ci si starebbe studiando. Leggo il commento che Pino Di Blasio firma in prima pagina sulla Nazione.
manifestazione che si intitola Se aprile è il più crudele dei mesi, non poteva fermare una macchina già lanciata verso il rimpasto, le promesse erano tante, le aspettative alle stelle. La senesizzazione della giunta De Mossi, che per 4 anni ha avuto un alto tasso di stranieri, fra virgolette, è ormai decisa. Bisognerà aspettare il bilancio e le variazioni annesse per dare il via alle danze. Via due assessori che hanno marchiato a fuoco questa giunta, come Luciano Fazzi e Alberto Tirelli, dentro 3 assessori che hanno attività nel centro storico, che sembrano un'alzata di ponte levatoio per rinchiudersi dentro le mura e pescare voti nel mare magno di uno pseudocivismo da tante facce. Tra un anno si saprà se l'azzardo di De Mossi farà vincere il piatto elettorale, per ora è a metà tra rilancio e bluff. Le parole di Blasio sulla Nazione. E venendo a questi nomi, appunto, di gente che avrebbe attività in centro e comunque sarebbe pronta a raccattare voti nella città, sono quelli che facevamo in apertura. Sempre secondo la Nazione, in pole position ci sarebbero Stefania Fattorini, esponente di spicco di Confcommercio, l'ex priore della Pantera Pasquale Colella. Per la casella della cultura spunta invece il nome di Loretana Battistini. E questi sono i nomi che fa la Nazione. Anche il Corriere comunque fa delle ipotesi e fa delle ipotesi. Tra i nomi che circolano, scrive, ci sono anche qui quello di Pasquale Colella e Stefania Fattorini, torna il nome di Gioia Cresti, secondo il Corriere anche Michele Pinzuti, che però è il segretario generale al momento del comune. Ieri in questa giornata c'è stato anche un episodio che ha destato curiosità e qualche imbarazzo a Palazzo Comunale, perché il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, Maurizio Forzoni, ha lasciato anzitempo e in maniera vistosamente nervosa l'incontro tra i partiti e il sindaco. Sentiamo il racconto nel nostro servizio. Il capogruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia ha lasciato anzitempo, in maniera vistosamente nervosa, l'incontro di oggi tra i rappresentanti delle forze di centrodestra e il sindaco Luigi De Mossi. Sul motivo dell'abbandono da parte di Maurizio Forzoni rimane il più stretto riserbo, anche se ha creato un certo imbarazzo. Ma lui ha detto, uscendo, che era decisamente arrabbiato e che doveva andare via perché sennò diceva cose che non vorrebbe dire. No, io su questa cosa non dico niente. Non andava molto bene. Un consigliere il vostro partito ha lasciato prima la riunione in maniera abbastanza arrabbiata. Prende le distanze oppure in qualche maniera è d'accordo con lui? No, io non prendo le distanze a nessuno. Maurizio Forzoni è il nostro capogruppo in Consiglio Comunale, è uno dei primi ad essersi schierato con Fratelli d'Italia e ci rappresenta in modo eccezionale in Consiglio Comunale, come tutti gli altri consiglieri comunali. I motivi dell'arrabbiatura non so da cosa dipendano oggettivamente. A gettare acqua sul fuoco anche gli alleati di governo cittadino, che riconducono il gesto ad una questione prettamente caratteriale o ad una normale dialettica. Qualcuno ha lasciato la riunione un po' agitato, cosa è successo? Ma caratteri diversi. Sì, io per carattere mi offendo meno, altri si offendono di più, ma niente di legato alla politica né all'amministrazione, cose veramente caratteriali, ma di nessuna importanza. Non ci sono particolari crepe all'interno della compagine di maggioranza, c'è la dialettica naturale che ci deve essere quando ci confrontiamo. Avete sentito le voci, si butta acqua sul fuoco, è tutto normale, non ci sono crepe nella maggioranza, però sicuramente se si va verso un rimpasto di giunta evidentemente insomma qualcosa è cambiato, lo abbiamo raccontato anche noi, ormai sui giornali come detto è all'ordine del giorno quella che inizialmente sembrava una sola indiscrezione, ormai è diventata più o meno una realtà, anche se deve prendere poi la forma definitiva. Continueremo a seguire anche noi queste pagine della politica. Adesso però ci fermiamo di nuovo, c'è un'altra pausa pubblicitaria e cambiamo ancora argomento. Oggi scaletta intensa, fra poco.
Buongiorno Siena, dunque siamo di nuovo in diretta, cambiamo ancora pagina, oggi parliamo di cultura perché c'è un progetto interessante in città che è cominciato da qualche giorno ma che in questi giorni ha nuovi appuntamenti e mi piace raccontarlo. Per farlo c'è con me collegato in diretta Fausto Iannaccone, cofondatore e presidente di Officina Parnaso. Fausto, buongiorno. Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti. Ben trovato. Allora, io non riesco a dare del lei a Fausto Iannaccone perché lo conosco da una vita, di solito nelle interviste si dà del lei, ma qui mi sembrerebbe un po' stonato, ecco. Quindi partiamo da Officina Parnaso, che è questa associazione culturale nata nel 2019 e da un gruppo di giovani senesi appassionati di arte e di cultura, proprio con l'obiettivo di agitare un po' le acque, no? Cioè rivitalizzare, fare qualcosa, dare un piccolo contributo a un dibattito che sembrava un po' spento, focalizzandosi sull'arte contemporanea. L'ho detto bene? Assolutamente, assolutamente, nel senso che l'ambizione nostra è proprio questa, è stata muovere la nascita e poi lo sviluppo di Officina Parnaso, quello di inserirsi e contribuire un po' a, veramente a ricreare un piccolo arricchimento, insomma, nel calibro che possiamo avere noi, comunque del fermento culturale di una città che vogliamo provare a spingere nuovamente in quella direzione che sarebbe quella consona, insomma, per un ambiente come quello di Siena, dove la cultura, l'arte credo siano gli obiettivi, i motori principali, insomma. Quindi ci siamo provati a impegnare in prima persona creando questa associazione e con l'obiettivo di provare attraverso eterogenei progetti a sviluppare dibattito, riflessione, stimolo. E i progetti sono confluiti sotto un cappello, cioè la metamorfosi, no? Cioè una riflessione che ha messo insieme cose diverse, stili diversi, progetti diversi, ma con l'idea proprio della metamorfosi, quindi del cambiamento. Cambiamento sia, diciamo, nel mondo, cioè nell'uomo, nella natura, eccetera, ma anche cambiamento di approccio nell'arte, quindi portare l'arte fuori dagli spazi consoni, metterla in spazi che non ti aspetti, addirittura sui taxi per farla girare, quindi una metamorfosi proprio a tutto tondo. Sì, assolutamente. Noi non siamo uno spazio, ma siamo un concetto, e quindi ogni volta proviamo ad adottare una forma e un modus operandi differente per appunto provare a raggiungere magari anche ambienti e persone differenti, no? Perché ogni livello ha un pubblico, ha un obiettivo. Noi la Metamorfosi è il progetto nostro, quello con cui siamo nati nel 2019, che abbiamo in qualche maniera dovuto abbandonare in virtù di una pandemia che ha investito un po' tutti, e quindi indirizzarci sui social, su un breve ritorno in strada attraverso appunto le ruote di una vettura del consorzio taxi. E però adesso la mostra di cui stiamo parlando e che è in atto è pienamente un ritorno alla Metamorfosi come progetto, appunto, che attraverso la metamorfosi racconta le metamorfosi in cui siamo immersi a livello sociale, economico, storico e quant'altro. E veniamo infatti proprio alla mostra che ci ha dato un po' la scusa per fare questa chiacchierata. Si intitola Quel che resta ed è la protagonista è, non so mai come si legge, Gyotaku Levante, che in realtà è il nome d'arte di una giovane, Elena Di Capita, che è una giovane artista che voi avete intercettato, insomma, e che avete portato a fare questa mostra a Palazzo Giorgi, Piazza del Campo, ingresso al vicolo del Bargello, affaccio su Piazza del Campo, che è un po' la sua prima mostra personale, no? E lei lavora proprio con questi con questa tecnica giapponese, no? Perché esatto. Da qui anche il suo nome d'arte. Ci racconti che cos'è Quel che resta? Allora, Quel che resta per l'appunto vuole fare un focus, accendere i riflettori su un momento di trasformazione in atto principalmente nei nostri mari, per l'appunto. Quindi cosa stiamo facendo a livello umano, a livello di azione antropica al nostro contesto naturale, no? Che è un po' il grande alveo su cui il progetto si muove. Lo facciamo sui mari perché la tecnica Gyotaku
È una tecnica che si lega imprescindibilmente al mare, perché nasce da pescatori giapponesi. E la stiamo vedendo intanto nel video di Elena, proprio mentre tu parli. Nasce come una tecnica di servizio, insomma, era uno strumento per catalogare in qualche maniera, no? Cosa fosse pescato dai pescatori. Però in virtù, io credo proprio anche della bellezza intrinseca degli oggetti riprodotti, cioè della natura fondamentalmente dei pesci, già sale a essere una tecnica decorativa, un'arte vera e propria. Chiaramente nel momento in cui siamo in Giappone bisogna sempre fare un po' una tara, no? Su quella che è la nostra percezione dell'artista, dell'arte, mentre in una filosofia alta come quella orientale c'è sempre un limbo tra artigiano, arte e approccio alla natura, insomma molto differente che dobbiamo valutare. Comunque sì, appunto, abbiamo trovato questa ragazza levantina, nel senso per l'appunto del nostro Levante, della Liguria, e chiaramente il sollevante da cui nasce questa tecnica fanno sì che la crasi, quella nome d'arte di Gyotaku Levante, riporti proprio questo, cioè lei a lavagna porta il Giappone come tecnica, porta il Giappone come toponomastica in qualche maniera, e fa questo, fa una fotografia a quello che è il nostro mare, perché, e appunto, crea questi gyotaku per l'appunto, cioè questi disegni, un po' un'incisione, un po' un disegno, un po' una non so come chiamarli tecnicamente, una stampa. Sì, perché il pesce diventa un po' il timbro, diventa un po' la matrice in qualche maniera, come se fosse la tecnica appunto xilografica o litografica, solamente non è pietra, non è legno, ma è proprio l'animale stesso, no? E tutti questi pesci sono andati ad animare proprio le pareti di Palazzo Giorgi. Avete trovato questa sinergia con appunto Emilio Giorgi e la sua famiglia, che vi ha, insomma, con cui avete collaborato per questa mostra, che fino ad ora è stata visibile su appuntamento, è ancora visibile su appuntamento, ma che adesso ha due appuntamenti importanti, perché domani c'è un approfondimento scientifico con la professoressa Marsili dell'Università di Siena, quindi una parte partnership proprio importante anche per capire cosa succede nei mari, e poi domenica il finissage con l'artista, giusto? Esatto. Perché esatto, voi fate anche questo, cioè create anche occasioni di dibattito, di confronto. La mostra non è soltanto la mostra, ma è anche il luogo dove poi ci si incontra. Assolutamente, noi cerchiamo sempre di provare a ricongiungere un po' la divulgazione scientifica e l'arte come medium per poter veicolare questi argomenti, questi approfondimenti. Però lo facciamo fondando la nostra narrazione proprio su qualcosa di strutturato, di professionale, perché appunto c'è l'Università di Siena già ci aveva aiutato nel primo capitolo, questa volta nuovamente grazie al Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra di la professoressa Marsili racconterà per davvero cosa sta succedendo, nel senso che lei ha un osservatorio privilegiato, insomma è un'eccellenza, no? Una delle tante eccellenze. A volte abbiamo città che spesso non ci ricordiamo, no? Se non è direttamente coinvolta nel nostro quotidiano. Intanto, mentre Fausto parla, stiamo vedendo le immagini girate proprio all'inaugurazione della mostra un mesetto fa. La professoressa Marsili è assolutamente un'autorità, come dire, nel campo studi internazionali, insomma abbiamo un polso vero e proprio su quello che accade in questo momento nel Tirreno, che appunto sono i pesci fotografati da Elena. Noi abbiamo provato a creare questa specie di a ricreare un porto, no? Un mercato del pesce, come dicevamo nel titolo della mostra. Lo abbiamo fatto, come dicevi, grazie a una partnership che abbiamo avviato con Palazzo Giorgi. Dico avviato perché ci auguriamo, crediamo, insomma, da entrambe le parti che poi da qui proseguiremo per nuove proposte che si affacciano appunto sul salotto buono della città. E prima della Marsili c'era stato anche un altro incontro scientifico nei giorni scorsi, giusto? Abbiamo avuto un piccolo assaggio di un approfondimento che poi in realtà, ti anticipo, metteremo in atto in maniera ancora più strutturata e consistente oltre la chiusura della mostra, quindi saremo postumi in qualche maniera, faremo
faremo un bonus track, lo chiameremo, te lo anticipo, sarà comunicato nei prossimi giorni, ovvero per quanto il finissaggio della mostra da calendario sia domenica, appunto uno dei due appuntamenti di questa settimana che appunto rinvitano il pubblico a affacciarsi in piazza, sono quelli di domani sera con l'approfondimento e domenica con il finissaggio, con l'artista, quindi ci sarà anche un po' di commercio vero e proprio del pesce, nel senso la presenza dell'artista metterà chi volesse anche l'acquisto di una stampa, quindi sarà un momento veramente più sociale e socievole. Però dopo la chiusura in realtà faremo un approfondimento sempre all'interno della mostra e si protrarrà con il circolo dei nipponisti romani per andare un po' meglio nello specifico a conoscere la cultura di quel paese così affascinante che spesso citiamo, no? Nelle nostre vite, il Giappone è una presenza ormai da fine 800, sì, certo, nella società occidentale, ultimamente siamo invasi dai sushi ovunque, no? Per dire. È vero. Di ogni sorta. Quindi ecco, una coda, diciamo, del progetto Quel che resta, ma poi voi state anche già lavorando al futuro oppure ci sono cose che bollono in pentola? La pentola è stracolma, ogni tanto versa di fuori, nel senso che io ci definisco sempre una stazione, no? Un hangar, in qualche maniera, perché abbiamo talmente tanti treni che arrivano e partono e a volte bisogna mettere semafori, ecco, perché ne abbiamo tanti, chiaramente. Non essendo nessuno di noi ci mangia con questo lavoro dell'associazione, nel senso dobbiamo quindi bilanciare, equilibrare poi quelle che sono tutte le componenti del quotidiano, la famiglia, ogni cosa. Però sicuramente ora, una volta portata a termine come si deve questa mostra, sceglieremo su quale nuovo progetto buttarci anima e piede in qualche maniera, e avanti sì, abbiamo tante idee. Ora non ti anticipo nulla perché finché non ne impugniamo una in maniera va bene, non vorrei sbilanciare, diciamo che tornerete a trovarci, mettiamola così. Intanto Officina Parnaso su internet e sui social, dove vedete i progetti vecchi e quelli in corso, e poi quindi domani giovedì ore 18 Quel che resta nei nostri mari, approfondimento scientifico con la professoressa Letizia Marsili, domenica 20 invece sempre alle ore 18 finissaggio della mostra, la presenza dell'artista, siamo a Palazzo Giorgi. Fausto, grazie e buon lavoro, perché è importante, secondo me è fondamentale che ognuno di noi dia il suo piccolo contributo, anche piccolo, grande, quello che si può fare perché questa città davvero viva, ragioni, si mescoli, no, nelle idee, nelle creatività, nei progetti. Assolutamente, dobbiamo riconnetterci al mondo perché lo siamo sempre stati e da protagonisti, credo sia un palcoscenico che ha bisogno veramente di poco, ecco, per ripartire verso la direzione opportuna. Grazie mille, in bocca al lupo a te e agli amici di Officina Parnaso, grazie, ci sentiamo presto. Buona giornata. Grazie davvero, noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, torniamo fra poco. Eccoci qua, siamo ancora in diretta ma pressoché in chiusura della nostra trasmissione, quindi vi ricordo appunto gli appuntamenti di cui abbiamo parlato con Officina Parnaso a Palazzo Giorgi, da domani sera Quel che resta dei nostri mari, approfondimento scientifico a cura della professoressa Letizia Marsili, sempre questa commissione fra l'arte, il sapere scientifico, l'università, le associazioni che rendono questa città viva e vitale, o quantomeno insomma potrebbero farlo, e quindi tutto quello che muove la cultura è sempre ben accetto. A proposito di cultura, il magistrato delle contrade ha fatto sapere ieri che il Capodanno senese, che si celebra il 25 di marzo, porterà a Siena lo psichiatra Tonino Cantelmi a tenere la Lectio Magistralis nella sala del Mappamondo di Palazzo Pubblico. È stato il primo in Italia a occuparsi dell'impatto della tecnologia digitale sulla mente umana, fondando il CEDIS, l'ente per lo studio delle dipendenze comportamentali, in modo specifico quella appunto della tecnologia e quella sessuale. E Cantelmi appunto parlerà proprio di questi temi nella Lectio Magistralis in Palazzo Pubblico il 25 di
marzo i numeri dovranno saranno ridotti perché comunque ci sono ancora le restrizioni. 25 marzo lo sappiamo. Questa era l'ultima delle nostre notizie, però è mercoledì, quindi abbiamo aperto questa ampia pagina di cultura. Restiamo a parlare di cultura, bellezza e arte. Lo facciamo con Maura Martellucci. È suo il mercoledì con la sua rubrica L'arte rivelata, dove ci porta a scoprire le bellezze più nascoste del nostro patrimonio artistico. Abbiamo fatto questa lungo approfondimento sulla Basilica di San Francesco. Siamo ancora dentro la Basilica di San Francesco. Oggi scopriamo la professione di San Ludovico e siamo ancora nelle mani del Lorenzetti. Io vi saluto e vi ringrazio. Grazie a Samo Piras in regia. Buongiorno Siena, torna domani alle 7:30 con la rassegna stampa. Buona giornata e vi lascio con L'arte rivelata di Maura Martellucci. A domani. Nella Basilica di San Francesco un altro affresco di Ambrogio Lorenzetti, La professione di pubblica di San Ludovico. San Ludovico, così potrebbe sembrare un personaggio particolare, perché non solo insieme a Santa Elisabetta d'Ungheria, raffigurata sull'altare maggiore e anche nella vetrata, sono i patroni del terziario ordine francescano, ma San Ludovico era un personaggio particolare proprio all'interno del contesto politico del tempo, perché era, e è raffigurato anche nell'affresco, il figlio di un re. Era il figlio di Carlo II d'Angiò. Carlo II era il primogenito, tra l'altro, quindi Carlo II non accettò mai che il figlio Ludovico, che è rappresentato nell'affresco in semplici abiti francescani di fronte al Papa, mentre sta facendo appunto la sua professione pubblica, non accettò mai che il figlio non seguisse le sue orme, quindi non prendesse le redini del suo regno, del suo impero, ma si dedicasse alla vita di assoluta povertà, tra l'altro entrando nell'ordine francescano, e, però Ambrogio Lorenzetti ce lo raffigura in un modo particolare. Si regge il mento con una mano, e questo è un modo che Ambrogio Lorenzetti ha per far capire lo sdegno di un padre che vede il figlio prendere una strada un po' diversa da quella che lui aveva sognato, ma comunque rappresentandolo nell'affresco, come fanno i nostri genitori con noi tante volte, gli lascia fare la sua strada. E appunto San Ludovico con Santa Elisabetta d'Ungheria diventerà appunto, saranno i due patroni del terziario ordine francescano, quindi diventerà una figura di assoluto rilievo all'interno dell'ordine.